macchina che viene davanti alle tribune per lo stacco di questo doppio chilometro, macchina che se ne va, e come dicevo in sede di presentazione, per Vinca è la più veloce, vola al comando davanti a Principe Daisy, poi Play Dancer, Panama che è ben partita, dalla seconda fila Peppe Della Corte e Pontide in ultima posizione. Prima piegata con Principe Daisy che per il momento si mette in seconda posizione alle spalle di Pervinca, che fa 15,5 per i primi 200 metri, poi Principe Daisy non perde tempo, va su Pervinca, l'attacca, vediamo le scelte dei driver, e Principe Daisy dopo 400 metri si profila, come la logica voleva, al comando. 31 i primi 400 metri, favorito in vantaggio davanti a Pervinca, in terza posizione Play Dance, precede Panama, Peppe Della Corte e Pontida. Sestetto in lunga fila indiana dopo 600 metri in 47, ritmo di comodo, imposto da Tommaso Di Lorenzo. L'avversario principale è rimasto nei box, non c'è bisogno di fare cronometro, riduce talmente il ritmo che costringe Play Dancer e Marco Guzzinati a venire all'esterno per sollecitarne l'andatura. Cavalli che vengono davanti alle tribune per il passaggio dopo un chilometro, Principe in vantaggio, Pervinca nella sua scia, in veste di attaccante Play Dancer, precede Panama all'esterno, poi Peppe Della Corte e Pontida. 17,8 il primo chilometro, ritmo veramente soporifero, imposto dal battistrada che non intende assolutamente fare velocità, con Play Dancer che è rimasto all'esterno dietro Pervinca in terza posizione che segue il leader. Cavalli all'inizio della retta di fronte all'arrivo, con Play Dancer che ritorna ai farni di Pervinca, ma al comando c'è sempre Principe Daisy. Panama segue Play Dancer, poi Peppe Della Corte e Pontida. Beh, si comincia un po' ad aumentare, 14,9 gli ultimi 200 metri, con Principe sempre in vantaggio, Play Dancer in veste di attaccante, Pervinca, come vedete, un attimo richiesta da Massimo Castaldo, poi Panama, Peppe Della Corte e Pontida. 2-3 scarso il miglio, metà della piegata conclusiva, nulla muta. Principe Daisy in vantaggio, ora sta decisamente allungando. Panama sposta in terza corsia mentre sbaglia Play Dancer. Principe Daisy affronta addirittura in largo vantaggio, seguito da Pervinca dal via nella sua scia dopo avergli reso il comando. Nel finale Principe Daisy stacca, finisce forte Peppe Della Corte, ma Principe Daisy viene a vincere davanti a Peppe Della Corte, poi Pontida, Panama. Panama. 3-4-7 sul traguardo, bella vittoria di Principe Daisy da un capo all'altro, al secondo posto finendo molto forte Peppe Della Corte e al terzo posto, come vedete, il 7 di Pontida. 15-7 per il vincitore al doppio sulla pista in due uscite.